Devo mangiare, raga. Devo un po'. Però metto Dancing Bacon e vaffanculo. Dancing Fava. Vuoi vedere quanti soldi spenderà? Che altro. Nome, Mister. Last name, Gay. È partito. Fushimi Inari. Market Japan Street Food. Ma non si vede un cazzo. Sarà un video di 15.000 anni fa. Ma è di Dancing Bacons. 4 anni fa. Ma no, ma qua c'è roba buona. Mandiamola della merda. Toh, capito? Fre, no, Peeled coconut ball. This is what I'm talking about, guys. This is what I'm talking about. Peeled coconut ball. 2,50 euro. Vediamo un po'. Ah, non era corporate. Più è bassa qualità, più il video è real. Tanto è vero questo. Ci sono, ci sono. Peeled coconut ball. Eccola, eccola. Qua era ancora più un bruiser. Qua buildava Warmog, mi sa, però. Guarda l'uretra della sfera di cocco. Oh! Ha provato Edgiarla, eh? Pisellone qua. Ha provato Edgiarla di brutto. Alberto Cocco. No, Alberto! Sì, è un criceto, è vero. Cos'è questo animale? Anguilla? Electric Eel. Murena. Bellissima potta, in cui è conservato il riso. Strano miscuglio quello, eh? Qua i mezzi non erano potenti. A livello di tecnologie di registrazione. Dai, Teo. Un po' di acqua di cottura. Fish porridge. Deve essere una bomba, raga. Sicuramente sarà buonissimo. Dimmi di sì, dimmi di sì. Dimmi di sì, ti prego. Non ci credo! Ah! Ma era uno scherzone. Mi piace questo tizio. Questo è un lavoro che non mi dispiacerebbe fare. Esatto, il king degli agrumi. Per me sarebbe un onore essere il re dell'agrume. Osservate gli anelli. Ha due delle pietre del potere. Ha due delle gemme di Thanos. Ok? Costa un po', eh? Ma va bene, è grande la confezione. Che cazzo ti ridi? Ma poi che cazzo di reazione è? Cioè, gli ha detto qualcosa di divertente il succo? Gli ha detto una barzelletta il succo? Scusa, Pise. C'è una cosa a cui ha detto di no, solo il durian mi pare che non le piacesse. Minchia, ma che cazzo è? Assaggiamo? Sì, il cibo è tutto decolorato. Desaturato. No, Gian. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Oh. Good old plate of shit. Pork ball. Madre, madre, madre. Cos'è? Liver. Pig's blood.
Il sanguinaccio, quello vero. Oh no, il durian! Ma che vuole fa? Dark chocolate and almond frozen durian? Ma cosa sarebbe? Vabbè, ma è facile così, cazzo. È così, Pis. È così, PH. Cioè, il fidanzato di questa qua lo conosciamo. È Pisellone Omega in chat. Quello che registra i video. Le è piaciuta sta cacata? Oh, c'è della tecnica nel palmo. Guarda la conchetta che fa la mano con le dita. Wet Prata. È di Napoli, sì. Guarda come la sticca, fra. Spider-Man. Control 6. Ok. È molto, questo uovo. Oh. Ok, lo chiudiamo in questo lettino. Non ho bronzo e la piadina. Bomba fuschio quello. Ha pulito così, grattando via con la spatola. E chi rompe il cazzo non ha mai lavorato in cucina, ok? Frittata with extra steps. Vero. Mangerei. Mangerei molto volentieri, ti dico la verità, amico. Wood smash. Vero, troppo pulito qua, però. È groti. È così che fai sborrare un maschio in Italia nel 2024. Dimmi che ti piace, baby. Sì, eh? Sì, era anche tutto sborrato. Oh! Attenzione. Cosa si nasconde in questo package? Sotto c'è la musica di Age of Mythology, fra. Fra, ma... Ma è actually la musica di Age of Mythology? Ma che cazzo è? Dai. Perché? Irel, format... Cioè, è fighissimo come format, ma non lo farei mai. Ok. Ok. Depe format. Al dadone nessuno aveva detto niente per il depe format, eh. Nulla. Fatto io il merch. Umanamente disgustoso. I double standards. Benissimo, Giorgio. Vero, Godò. Non sono venute bene queste Kenel, se posso dire. Sono d'accordo, Gunkan. La ragazza non è preparata. No estoy preparada, Carlo. No estoy preparado. Eh sì, Bronza. Però, ma perché ce le fai vedere? Ma cos'è, baccalà? Cos'è? Dai, buongiorno. Sarebbe una bomba, Gian. Oh! È uscito uno shiny. Dai. Va bene, Bronze. Ok, siamo alla fine.
Ma a quest'ora la prima Kennel che ha messo sulla piastra sarà carbone. In realtà è lì, chilling. Vediamo, Aero. Già prepara per la prossima mandata, eh. Dai. Ma che cazzo è poi? Ce lo dovrà dire, la stronza. Lo fai? Mi fai vedere che le giri tutte? Vai, 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 vai. Sì. Dai, Pise. Ma che cattiveria. Ancora non sappiamo cos'è la pietanza, eh. Minchia! Ma cosa fai? Eh sì, si sono mergiate. Ma secondo voi è dolce o salata questa roba? Per me è salata. Mamma, brava! Guarda che cesso che hai fatto. Potrebbe essere anche una terza cosa segreta, eh. Non ce la fa oggi. No, quello lo lasciamo perdere, ok. Pise sarebbe una bomba. Non è torrone. Sono invested, ragazzi. Ho sete di conoscenza. Dai. Era strana Dancing Bacon, eh? Quanto cazzo si è fatta ipnotizzare da questa incapace? Poi mi hai cacato il cazzo. Ah. Oh. Si tratta del Canamba Babin Grilled Coconut Pancake. Questa cosa è costata $1,50. 1,50 euro. Quindi era coconut. Però ci sono due varietà diverse. Pandan flavor. Guarda come gode l'altro. Brown sugar flavor. Questo spacca, fra. Ma sì! Brutto. Meridio Fisherman, grazie per i 6 mesi. Va bene, grazie di averci avvisato. Ma cos'è questa tattica? Eh sì, Samu. Non l'ha buttato, l'ha messo dentro un bicchiere e poi ti vende il bicchiere. Cioè, non è un maestro della zucchero filato, questo qua. Sì, è una lei. Che fail. È vero, Giovanni, ha fatto un attimo l'artwork di Soul Charge. Ci sono, scusate, te. Ho talmente spinto tante 500 che non ne avete idea che sono carico al 100% di portare gameplay in live. Tanto non è vero. Cotton candy 5 pezzi. Vediamo la reazione e poi la chiudo. Reagisci, stupida. Brava idiota.